Svolgiamo infine la terza parte di questo esercizio andando a calcolare qual è quel valore di forza, che sarà un valore intermedio fra 10 e 20 newton, che rappresenta il caso limite in cui l'attrito riesce a malapena a tener fermo il blocchetto rispetto al carrello, cioè i due oggetti ancora si muovono insieme, ma appena noi superiamo il valore di questa forza, cioè tiriamo con una forza appena maggiore di questa forza massima, ecco che il blocchetto inizia a scivolare sul carrello. Quindi ci mettiamo nella condizione limite in cui l'attrito tra i due oggetti è chiamato a dare il massimo per tenere il blocchetto fermo rispetto al carrello. Appena noi superiamo la forza con cui tiriamo, vedremo che sarà 17,6 newton, quindi appena supereremo i 17,6 newton l'attrito non sarà più in grado di evitare lo slittamento del blocchetto sul carrello. Quindi in questo senso si chiama forza massima, è la massima forza che ancora permette, che ancora evita lo slittamento. Appena viene superata inizia lo slittamento dei due oggetti. E come si risolve questo problema? Sempre nello stesso modo. Si scrivono le stesse due equazioni di Newton di prima. Quindi la forza totale sul blocchetto è la forza d'attrito statico massima uguale M1 per A, e la forza totale sul carrello è la differenza fra queste due forze, la forza massima con cui tiriamo a destra e la forza d'attrito statico massimo a sinistra uguale M2A. Le accelerazioni sono tornate uguali perché questo è il caso limite in cui i due oggetti ancora si muovono insieme per miracolo. Quindi stessa accelerazione, infatti, sarà la nostra incognita. E la nostra, in realtà la nostra incognita vera è la forza, questa forza massima con cui dobbiamo tirare. Quindi è un sistema di due equazioni in due incognite. Le due incognite sono l'accelerazione comune dei due oggetti e la forza massima. La forza d'attrito statico massima invece non è incognita, già la conosciamo, l'abbiamo calcolata all'inizio e valeva 5,9 newton. Ora, come risolvere questo sistema con due incognite? Verrebbe, come al solito, da scrivere la legge di Newton del sistema intero. Sommando a sinistra vanno via le forze interne, quindi va via la forza d'attrito, statica massima, rimane la forza esterna, questa F max, e qui si sommano le masse per l'accelerazione. Ma non è necessario e neanche utile utilizzare questo procedimento. Perché? Intanto perché avrei comunque un'equazione con due incognite, non ho né l'accelerazione né la forza massima con cui sto tirando. È molto più comodo invece risolvere la prima equazione, che presenta una sola incognita, che è l'accelerazione del blocchetto, che poi è anche uguale all'accelerazione del carrello. Quindi ricaviamo l'accelerazione comune dei due oggetti dalla prima equazione, dividendo 5,9 diviso 2 kg, e fa 2,9 metri al secondo quadrato. Poi la sostituiamo nella seconda equazione, e precisamente qui, per trovare l'altra incognita, che è la forza massima, la forza limite, diciamo, con cui stiamo tirando. Quindi questa forza massima è la forza d'attrito, va a destra, 5,9 newton più M2 per A, 4 kg per questa accelerazione, che andiamo a sostituire il valore appena trovato, 2,9 metri al secondo quadrato. Il risultato è 17,6 newton, giustamente è un valore intermedio fra 10 e 20 newton, e vuol dire che se tiriamo con una forza minore di 17,6 newton, l'attrito è in grado di tenere insieme questi due oggetti senza farli slittare, e lo fa senza neppure dover ricorrere al valore massimo se la forza con cui tiriamo è minore di 17,6 newton, cioè l'attrito farà il minimo indispensabile, sarà un attrito statico che non arriva al massimo possibile, a 5,9 newton. Se tiriamo invece proprio con la forza limite, 17,6 newton, l'attrito riesce ancora a tenere i due oggetti attaccati senza farli slittare, ma deve ricorrere al massimo valore possibile d'attrito, cioè in questo caso l'attrito è chiamato a dare il massimo, 5,9 newton. Se poi invece tiriamo con una forza maggiore di 17,6 newton, come accadeva prima quando tiravamo con 20 newton, allora l'attrito non è più in grado di superare questi 5,9 newton, l'attrito statico diventa dinamico, si abbassa di valore, perché l'attrito dinamico
è minore, diventa non più 5,9 newton ma 3,9 newton e inizia lo scivolamento del blocchetto rispetto al carrello. In quel caso le due accelerazioni sono diverse, e come abbiamo visto prima sono due valori: accelera di meno il blocchetto e di più il carrello. Quindi in conclusione è 17,6 newton il valore limite, la massima forza, cioè il valore limite che divide i due casi, quando gli oggetti rimangono attaccati e il blocchetto non scivola per forze minori o uguali di questo valore, oppure quando il blocchetto scivola sul carrello, questo accade per forze maggiori di questo valore limite.